Saluto, saluto. Cos'è che aveva bisogno? Alla fine delle prove libere di Formula 4, sono due le imbarcazioni ancora sul circuito in questo momento, la numero 51, quella di Nils Zlatteris, che ha girato in 1:01.1, va a chiudere il suo 23esimo giro, quarto tempo per lui, rientra invece probabilmente. Sarà l'ultimo giro utile per Zlatteris, che è rimasto l'unico sul tracciato a girare.
Vediamo quale sarà la scelta di Bocca per questa traiettoria.
pare essere completamente differente, insomma si è bruciato già una volta poco fa, probabilmente non lo farà di nuovo, e infatti lascia correre e si gira Benedelli dietro, anche lui in testa coda ha preso lo sporco dei due che davanti intanto si accingono a sfrecciare sul rettilineo. Per Benedelli nulla di preoccupante, lo vediamo in queste immagini, riparte, certo è che ha perso tantissimo terreno davanti ai due e Bocca velocissimo va a riprendere metri a cavallo. Vediamo da queste immagini che cosa deciderà di fare. Vediamo Valle Esterno e taglia di nuovo, la stessa strategia di prima, la stessa identica manovra, che passa anche Cavallone per l'isolare, si taglia la propria scia, si guarda a destra, si lo ha passato, si può andare a stringere a sinistra nella sua porta e poi andare ad affrontare l'unica viata che ha sulla destra, e così è stato Bocca incredibile, ha recuperato due posizioni con due sorpassi nello stesso punto del tracciato, nello stesso modo, con le stesse dinamiche. Sembra che insomma un marchio possa essere un marchio di fabbrica. Nel frattempo mancano quanti giri, lo chiediamo alla Federazione Italiana Motonautica, mancano 6 giri alla fine della gara. Diciamo che insomma non sono mancate le emozioni in questa prima manche di GT30, che vede protagonisti Oleg Bocca in testa, che è inquadrato in questo momento, seguito da Mauro Cavalloni con la barca numero 11, ben visibile per questo contrasto verde-nero. Nel frattempo Bocca prosegue, ha fatto un gesto verso il pontile, ecco, non si sa che cosa stesse comunicando. Comunque al terzo posto Marco Meneghello e poi Ania Regonelli, che sta girando in 1.33.0, Bocca gira in 1.22.1, 1.26.1, Cavalloni 1.37, Meneghello è tornato in questo momento, protagonista anche lui di un testa coda che insomma caudato, supponiamo, dallo sporco. Si guarda dietro Bocca, vuole vedere quanto spazio, quanto terreno ha guadagnato su Cavalloni. Ne ha guadagnato davvero tanto Cavalloni, che va ad affrontare quindi camminata di destra. In questo momento Bocca va a chiudere, praticamente siamo a oltre la metà della gara. Cavalloni, la distanza per Cavalloni da colmare in questo momento è tanta, soprattutto anche insomma se non ci sono problemi tecnici Bocca potrebbe gestire questa gara fino alla fine, perché le condizioni del lago sono ottimali, non c'è più sporco, non c'è più battaglia, insomma eccola qua l'inquadratura bellissima aerea con Oleg Bocca che vola via alla fine del lungo rettilineo di Liberone verso la prima diretta del circuito. La diretta che più mi piace, quella posizione lì ha recuperato tutto il tempo perduto dopo il terzo Thank you.
accelerato, se non fosse incappato in questa corsa al quale abbiamo assistito all'incirca a metà della gara. Nel frattempo il commissario della Federazione Italiana Autonautica, Filippo Monti, sta per comunicare i due giri al termine della gara, quando la barca numero 57, quella del leader Olico, ormai mi hanno fatto imparare. Bisogna vedere che non vada in panico e dica no, abbiamo abbastanza, non provo a giocare. Aggiù imparato. Meneghello, andiamo a vedere i tempi. Bocca Bagerante 1:25.4, Cavalloni 1:27.0, Meneghello 1:27.1. Se lo consideriamo prima, Meneghello ha un buon tempo, certamente ha perso tanto terreno dopo il questo giro, di 1:34, invece Anna Bagerante va insieme il numero 24. Il primo e il secondo, stando agli ultimi due giri, ci sono esattamente un secondo di differenza, perciò Olerbo che in questo momento sta ancora guadagnando terreno su Mauro Cavalloni, sta spingendo perché vuole portare a casa questa gara, perché non sta facendo una gara di contenimento, anzi va a rosicchiare del terreno. Intanto inquadrato in questo momento ancora Cavalloni, e siamo ad un giro dalla conclusione, perché Ole De Bocca sta passando sul traguardo, dovrà percorrere ancora una volta tutto il circuito per poi passare sul traguardo, che a quel punto, dove a quel punto vedrà sventolare la bandiera a scacchi. Chiude il suo quindicesimo giro, scusa, in 1:25.4, ancora un secondo più veloce di arrivo Cavalloni, chiude in 1:26.4, che va bene, sta facendo una gara di assoluto contenimento, porta a casa il secondo posto. Meneghello invece stava girando in 1:26.0, vediamo quanto ha chiuso questo giro, ma insomma i giochi si sembrano avanti. Allora abbiamo intanto guardato la prima parte, ma almeno 39 il suo ultimo giro. Andiamo a seguire tutti i metri di Ole Bocca, che ha appena affrontato la virata di destra all'altezza della boa gialla a Bocca, che si trova davanti lo sforzo della Regonelli, ma insomma lo dovrà sopportare solo per qualche decina di metri. La virata a sinistra è l'ultima qui sul lago di Viterone per la prima manche del GT30. Vedete come balla l'imbarcazione, vedete come poi è complicato gestirla quando davanti c'è il mosso di un altro pilota. Passa la Regonelli, è bandiera a scacchi, vince Oleg Bocca. Pugno al cielo, la felicità e la gioia di un ragazzo che sta crescendo, che corre anche in Formula 4, e dietro di lui arriva anche Mauro Cavalloni. Inizia la terza manche di Formula 4, velocissimo Arand, esce molto bene dal pontile, ma questa volta esce molto bene anche Paulius Steinis, che lo tallona, bene anche la Wiberg. C'è battaglia tra la 34 di Sjostrom e la 51 di Slatkeris. Vediamo alla virata che cosa accadrà, questo è un momento molto delicato della gara, quando tutti quanti arrivano. C'è un cappottamento, c'è un testa coda, non un cappottamento, e adesso andremo a vedere immediatamente di chi si tratta. È Oleg Bocca con il numero 57, ma sembra tutto essere tornato nella normalità, e riprende la gara. Intanto là davanti Arand si è lanciato tutta velocità per portare a casa questa gara, seguito da Steinis, dalla poi ha preso campo il numero 51 Slackeris ai danni del numero 34 Sjostrom. Lo svedese aveva provato inizialmente a prendere una posizione, ma addirittura
la persa nei confronti di Harvey Smith, che sta facendo una grande rimonta, era partito dietro, ha superato Bocca, Westphal, ha superato Sjöström e adesso sta puntando Slakteris. Vediamo alla virata se riuscirà a guadagnare terreno. Insomma, altalenante la sua prestazione quest'oggi dell'inglese, però davvero tanto tanto emozionante. Nel frattempo Matilda Wiberg sta perdendo terreno, o meglio lo sta recuperando probabilmente Slakteris, e dietro ancora Harvey Smith. Questo è probabilmente il cuore della gara, sono queste due gare. Si stringe, attenzione a Smith che prova a passare all'interno, a Slakteris alla virata di destra, non ce la fa, probabilmente perde anche un po' di terreno e ci prova dietro Sjöström con la 34, tenta di infilarlo all'interno, almeno ci potrebbe provare, invece no, cambia traiettoria, lo lascia sfilare, forse la scelta più sicura sul lungo periodo. Intanto si gira, Sjöström e si è girato, no, testa coda anche in questo caso, eravamo stati ingannati, ha perso tantissimo tempo, certo riprendere sul lato da qua davanti Slakteris con Smith, a questo punto si è tolto una cosa che si offre insomma che è stato un altro tanto che è una virata complicata che c'è tanto posto sono molto forte e la perduta di falso tutti quanti hanno pagato un rotto. Nel frattempo ritorniamo sulla testa della corsa con Arand, barca numero 19, l'Espere sta letteralmente dominando la Formula 4, l'europeo della 4, eccolo il quadrato, è velocissimo, passa sul lungo traguardo, sul lungo rettilineo di Viverone, taglia il traguardo e qua c'è Bocca che va a passare Jans Westphal con l'imbarcazione numero 36. Nel frattempo c'è la battaglia con la barca numero 51 e la barca numero 9, i protagonisti sono rispettivamente il meglio del Slakteris e anche nella prima virata di sinistra c'è il Pic che tallona l'avversario. Slakteris prova a chiudere in questo caso, potrebbe trovare un altro cercando l'interno nella lunga virata di destra del circuito, ma viene chiuso anche in questo caso. Taglia la scia, Smith cerca di un passaggio da qualche parte, ma insomma Slakteris gli ha chiuso la porta in più di un'occasione. E adesso, come vedete da queste bellissime immagini, insomma, ha preso tanto terreno, siamo tornati sulla testa della gara, il numero 19 Stefano Aron porta avanti la propria gara. Intanto c'è probabilmente l'unica attenzione ferma che dovrebbe essere la numero delle data bandiera gialla, esattamente di chi si tratta, è molto distante da norma, è un punto estremamente pericoloso, dovrebbe trattarsi, adesso se riusciamo a vederla, se la regia ci aiuta con l'immagine di quadra lunga, viene data il cambio portato al profilo di questa giornata, ma a prendere tutto, per dire tutti i piloti non si può sorpassare e viene chiesto di abbassare la velocità. L'informazione arriva adesso, bandiera gialla, vediamo di che cosa si tratta, questo dovrebbe avvicinarsi, eccole lì, è proprio quello come pensavamo, la barca dell'inglese Harvey Smith che era lanciatissimo nel cercare di recuperare posizioni, eccole le immagini. Eccole le immagini che arrivano da
sta portando a un livello sulla la barca a conquistare il quarto posto, ma purtroppo per tutti ci potete girare, siamo ancora in giro, ci potete lasciare la nostra giacca a vedere qual è la terzo posto la Kita Leader con il numero 7, al quarto posto di Vienna Slanders con il numero 51, quindi hanno Sciastro invece occupa la quinta posizione con la barca numero 34, al sesto posto Ove di Bocca con la barca numero 57, alla conclusione. E se da potrebbero esserci un solo giro per questo è la pena, potrebbe essere presa la decisione di concludere la giornata di questa giornata. Intanto per quanto ci portano sul quando Paolo Steinitz, dall'anno scorso è cresciuto molto, l'anno scorso era una delle tante imbarcazioni, ma dipende nel frattempo, si riprende, ma vediamo che cosa succede, c'è intanto il doppiaggio della barca numero 19 Arand nei confronti della 36 di Pascal, sfida anche Steinitz sul guardo. Arand sta andando a concludere il suo penultimo giro, dopodiché la terza manche sarà conquistata. Questa è Matilda Wiberg sul catamarano numero 7, Matilda terza, sempre terza, insomma non so che era posizione, non riesce più l'anno, ma di certo è tra le più coriace questa categoria questa conclusa, questa virata. Arand dovrà compiere solo più un giro per aggiudicarsi anche la terza manche. Vediamo come arriva Arand questo giro, è il suo penultimo giro, vediamo come lo ha concluso. Fino a 02.2 Arand è davanti a tutti, inquadrato adesso Steinitz al secondo posto, intanto sul traguardo la barca numero 51 di Slakteris, la 34 di Sciastro, ed è praticamente da qui. Seguiamo il catamarano dorato su questo lago bellissimo, anche se in questo momento dobbiamo dire che la rifrazione della luce sul lago rende ancora più dorata la barca e rende molto complicato il nostro mestiere. E finisce qui Stefan Arand con il numero 19, conquista anche gara 3. Di fatto ha messo una mano sul titolo europeo con queste vittorie straordinarie. Passa anche il numero 36 Westphal, ma arriva Paulius Steinitz con il numero 41 in seconda posizione, e poi la svedese Matilda Wiberg con la barca numero 7 in terza posizione, al quarto posto Nils Slakteris con la 5. Grazie.
questa mattina partiti ed Bocca, la presenza di Bocca è molto buona, ma è altrettanto buona quella di Cavallone e di Meneghello e anche quella di Aglia Regonelli è assolutamente buona, forse Meneghello è stato il primo più difficoltà in partenza, ma recuperato gestire, guardate quella di Ania Ragonelli come sta saltando, riuscita a gestire, ma intanto davanti a tutti rimane ora in bocca con la 57, si gira, guarda dietro, che ha paura di fare i loro.
anche quelle scarpe, le ciabattine 5 euro se le vuoi. Thank you.
gli ultimi. Guardano lì. Un po' male questo, questo un po' male. Per sé. Ha mollato, ha fatto passare, si è allargato.
dato l'ultimo giro. Capito? Ma il cronista aveva detto l'ultimo giro. Cos'è sta roba? Ma vai due all'ora? Campionato europeo di motonautica. Guarda, già arriva nei soccorsi, però che bello, almeno così, almeno quello. Ho sentito una gran canalata e basta, non ho fatto in tempo a vederlo. Ho sentito una canelata e basta. Si sono scontrati, penso. Il pilota è fuori, eh? Sì, sì. No, no, è sulla barca, è sulla barca. Non è uscito? No, è sulla barca. Dove? Stanno tirando via il casco adesso. Che canelata, sei tu, tum, e sei girato sotto sopra, eh? Non lo so, non lo so. Lo sono portato via, così a traino. Rifanno la partenza.
Sicuramente ho tamponato quell'altro di fianco, faccio un trampolino. Ma magari c'è dentro nel film. E boh. Sì, sì. C'è un po' d'acqua dentro, bella. Ripartenza. Sportellate che gli ha tirato. E prima sarà successa una roba del genere. Questa l'ho ripresa. Che sportellate. Vero, guarda come gira, guarda come gira. Via, si è entrata nella storia altrui. Era troppo vicino.
Perché poi mi fa, Mauro è tornato a casa ieri sera con una e ha sentito tanto mondo sempre fuori. La seconda volta che lo richiamo. No, ha mollato, non vedeva niente. Non vedeva niente, era in scia.
ho perso il filo, qual cazzo è che... Questo qua giallo. Questo qua. Deve essere lui, questo qua. Devi vedere se è quella gialla poi. Se è finito. In questo momento seguiamo la gara, nel frattempo c'è stato un problema per uno dei piloti davanti a tutti, c'è Giovanni Merlo con l'imbarcazione numero 15 seguito dalla barca numero 6 con Ferrara. Andiamo a vedere come affronteranno la lunga boa di virata. È una boa di virata comunque rispettare la propria traiettoria prima di poter ingaggiare in sorpasso con i compagni. Vediamo come va questa lunga virata. Parte nel frattempo dal pontile la barca numero 26, quella di Antonio Retta. Sul traguardo nel frattempo passano affiancati uno all'altro Mattia Andreani e Giovanni Merlo, seguito da Edoardo Chiesa, da Francesco Canofaro. Andreani seguito da Giovanni Merlo e poi dalla barca numero 6 di Michele Ferrara, quella la numero 7 di Francesco Galofaro, la numero 5 di Nicolò Cosma, poi ci sono le 8 e Thank you.
una mattina di anni davanti che Giovanni Merlo 1.07.1 invece sta recuperando fortemente su Merlo Ferrara con il gira in 1.07.7 ma il giro precedente era il 9.06. Allora Mattia Andreani passerà sul traguardo che sta facendo in questo momento, perciò il leader di questa gara di ripescaggio. Questa è gara di pesca virtuale. Sì, devo pescare il due.